Ciao a tutti gli amici del canale. Oggi ho qualcosa di straordinario da condividere con voi, ma prima di immergerci nel cuore di questo video, voglio chiedervi un favore speciale. Se trovate valore nelle parole che condivido e se credete nel potere della trasformazione delle emozioni, vi prego di iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video. Il vostro sostegno è fondamentale per far crescere questa comunità e diffondere messaggi positivi. Ora, senza ulteriori indugi, entriamo insieme nel viaggio della trasformazione emotiva. Cari amici, oggi desidero condividere con voi un viaggio interiore, un percorso che ci permette di trasformare le emozioni negative in positive, di abbracciare la forza che si cela dietro alle sfide e di emergere più forti e saggi. Viviamo in un mondo in cui le emozioni sono il nostro linguaggio più autentico, ma spesso ci troviamo di fronte a sensazioni che vorremmo evitare. Emozioni negative che sembrano oscurare il nostro cammino. La vita è fatta di alti e bassi, di gioie e dolori, ma è nella capacità di trasformare le emozioni negative in positività che risiede la nostra vera forza interiore. Immaginate se potessimo coltivare un giardino dentro di noi, in cui i semi delle emozioni negative potessero trasformarsi in fiori di speranza, di amore e di gratitudine. Questa trasformazione non è solo possibile, ma è essenziale per il nostro benessere emotivo. La prima chiave per questa trasformazione è la consapevolezza. Dobbiamo essere disposti a esplorare il nostro mondo interiore con onestà e coraggio. Spesso cerchiamo di nascondere o ignorare le emozioni negative, temendo che ci inghiottano. Ma, cari amici, è proprio in quei momenti di oscurità che possiamo trovare la luce. Accogliere le emozioni negative con consapevolezza ci consente di capirle, di accettarle e, infine, di trasformarle. Il secondo passo è la comprensione profonda delle nostre emozioni. Chiediamoci il perché di ciò che proviamo. Scaviamo a fondo per capire le radici di queste emozioni negative. Forse ci sono ferite non rimarginate, forse ci sono paure radicate nel passato. Conoscere il motivo delle nostre emozioni ci dà il potere di affrontarle e trasformarle. Una terza chiave è la pratica dell'autocompassione. Troppo spesso siamo duri con noi stessi quando ci confrontiamo con emozioni negative. Ci giudichiamo, ci condanniamo. Ma e se invece imparassimo a trattarci con la stessa gentilezza che riserveremo a un amico in difficoltà? L'autocompassione è una forza trasformativa che può trasformare il nostro dialogo interno da critico a amorevole. Oltre a queste chiavi fondamentali, dobbiamo imparare a coltivare una mentalità positiva. Questo non significa ignorare la realtà o negare le sfide, ma guardare oltre le difficoltà con speranza e fiducia. Vedere ogni ostacolo come un'opportunità di crescita, come un trampolino per raggiungere nuove vette nella nostra vita. Cari amici, la trasformazione delle emozioni negative richiede tempo, impegno e pazienza. Ma ricordate, ogni passo che compiamo in questa direzione ci avvicina a una vita più appagante e significativa. Non permettete mai alle emozioni negative di definirvi. Siate i creatori consapevoli del vostro destino emotivo. In conclusione, vi invito a intraprendere questo viaggio con determinazione e curiosità. Aprite il vostro cuore alle emozioni, abbracciate ogni sfida come un'opportunità di crescita. La trasformazione delle emozioni negative in positive è il cammino verso la vera felicità e realizzazione personale. Vi auguro un viaggio ricco di scoperte e di trasformazioni profonde. Oggi vi chiedo di immergervi profondamente in questo viaggio di trasformazione, poiché la chiave per una vita appagante risiede nella capacità di abbracciare le emozioni negative e farle fiorire in gioia e serenità. Ora, voglio condividere con voi un ulteriore approfondimento su questo tema attraverso un antico racconto zen che ci insegna la saggezza della trasformazione. In un piccolo villaggio giapponese, viveva un anziano saggio di nome Hiroshi. La sua fama si estendeva oltre i confini del villaggio grazie alla sua saggezza e alla sua capacità di trasformare le emozioni negative in fonti di ispirazione. Un giorno, un giovane di nome Kaito si avvicinò a Hiroshi in cerca di consiglio. Kaito raccontò di sentirsi sopraffatto dalle emozioni negative, intrappolato in una spirale di ansia e tristezza. Hiroshi, con occhi gentili e profondi, sorrise e disse: «Kaito, le emozioni negative sono come nuvole temporanee nel cielo della tua mente. Guarda oltre le nuvole e troverai sempre il sole della tua vera essenza.
Il vecchio saggio iniziò a raccontare la storia di un giovane guerriero chiamato Takeshi, che attraversò momenti difficili e dolorosi nella sua giovinezza. Takeshi scoprì la pratica della meditazione e della consapevolezza, abbracciando le sue emozioni negative anziché evitarle. Attraverso questa pratica costante, imparò a comprendere il motivo dietro le sue emozioni e a trasformarle in un cammino di crescita interiore. Hiroshi sottolineò che Takeshi non ignorava il dolore, ma imparò a integrarlo nella sua esperienza, rendendolo parte del suo viaggio. Il vecchio saggio incitò Kaito a seguire l'esempio di Takeshi, ad abbracciare le emozioni negative come opportunità di apprendimento anziché come ostacoli insormontabili. Concludendo il suo discorso, Hiroshi guardò Kaito negli occhi e disse con voce calma ma potente: «La trasformazione inizia dentro di te, Kaito. Sei il giardiniere della tua mente. Coltiva il terreno con consapevolezza, nutri i semi delle emozioni positive e vedrai crescere fiori di felicità e pace interiore». Cari amici, vi invito a riflettere su questa storia mentre intraprendete il vostro viaggio di trasformazione. Abbracciate le emozioni negative come parte integrante della vostra esperienza umana e vedrete il vostro giardino interiore fiorire in modo straordinario. Che questo racconto Zen possa illuminare il vostro cammino verso una vita di serenità e gioia. Dopo questo viaggio attraverso la trasformazione delle emozioni negative, desidero condividere alcune riflessioni e consigli pratici che potrete applicare nella vostra vita di tutti i giorni. Come oratore motivazionale Zen, il mio obiettivo è guidarvi con saggezza verso una vita più equilibrata e appagante. Innanzitutto, riflettiamo sulla consapevolezza. La pratica di essere presenti nel momento, di osservare le nostre emozioni senza giudizio, è il primo passo verso la trasformazione. La consapevolezza ci permette di cogliere le radici delle nostre emozioni, di comprenderle e di accettarle senza riserve. Ogni giorno, dedichiamoci a momenti di silenzio e riflessione per coltivare questa preziosa qualità. In secondo luogo, approfondiamo la comprensione delle nostre emozioni. Chiediamoci il perché di ciò che proviamo, esploriamo le connessioni profonde tra le emozioni e le esperienze passate. La comprensione ci dà il potere di affrontare le radici dei nostri sentimenti, di trasformare le ferite in fonti di forza e crescita. Mettiamo in pratica l'autoindagine con sincerità, e vedrete cambiamenti significativi nella vostra vita emotiva. La terza riflessione è sull'autocompassione. Troppo spesso siamo duri con noi stessi quando affrontiamo emozioni negative. La compassione verso noi stessi è una chiave fondamentale per la trasformazione. Pratichiamo la gentilezza verso noi stessi, come faremmo con un caro amico in difficoltà. Accogliamo le nostre fragilità con amore, e questo ci renderà più resilienti di fronte alle sfide. Oltre a queste riflessioni, vi offro alcuni consigli pratici. Integrate la meditazione nella vostra routine quotidiana. Anche solo pochi minuti al giorno possono avere un impatto significativo sulla vostra mente e sulle vostre emozioni. La meditazione è uno strumento potente per coltivare la consapevolezza e la calma interiore. Inoltre, praticate la gratitudine. Ogni giorno, focalizzatevi su ciò per cui siete grati. Questo semplice atto cambierà la vostra prospettiva, trasformando il negativo in positivo. La gratitudine è un faro luminoso che guida il nostro cuore verso la gioia e l'apprezzamento per la vita. Infine, coltivate una mentalità positiva. Vedete ogni sfida come un'opportunità di crescita. La vita è un fluire costante di esperienze, alcune piacevoli, altre meno. Ma è nella nostra capacità di affrontare le difficoltà con ottimismo che scopriamo la forza della trasformazione. Cari amici, vi invito a integrare queste riflessioni e consigli nella vostra vita quotidiana. Siate il capitano della vostra nave, guidatevi attraverso le acque delle emozioni con consapevolezza e saggezza. La trasformazione delle emozioni negative è un dono che possiamo fare a noi stessi, una chiave per aprire la porta a una vita più ricca di significato e gioia. Grazie mille per aver condiviso questo prezioso momento con noi. Spero che le parole che avete ascoltato abbiano risuonato nei vostri cuori e vi abbiano ispirato a intraprendere il cammino della trasformazione emotiva. Se avete trovato valore in questo video e desiderate continuare a ricevere ispirazione e saggezza, vi invito calorosamente ad iscrivervi al canale, lasciare un like, condividere questo video con chi pensate possa trarne beneficio e,
soprattutto, a lasciare i vostri pensieri nei commenti. La vostra partecipazione è fondamentale per costruire una comunità basata sulla crescita personale e sulla condivisione positiva. Insieme, possiamo diffondere la luce della trasformazione emotiva. Grazie ancora per il vostro supporto, e ci vediamo nel prossimo video. A presto!